Comune di Napoli è pronto ad un piano di ricapitalizzazione del San Carlo. Non esiste alcun obbligo di legge, lo chiarisce sui giornali anche il ministro Brai. Il decreto, se è un'opportunità, riguarda contesti e realtà in verità diversi dal Teatro San Carlo. Non è possibile fare 5 anni di commissariamento, spendere 60 milioni di euro per la ristrutturazione, dire nel 2011 e nel 2013 che è tutto a posto, all'improvviso ritenere di doversi avvalere di una norma che, in due parole, taglia il salario, chiede di limitare il costo del personale, lascia inalterati i servizi a fronte di un prestito per il quale bisogna pagare gli interessi e si racconti questo come salvataggio. Dopo l'incontro del sindaco di ieri a Roma con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Padroni Griffi ed in attesa del ritorno del ministro Brai in questi giorni all'estero, la discussione sul futuro del San Carlo torna a Napoli e si sposta in Commissione Cultura al Consiglio Comunale, alla quale hanno partecipato anche gli assessori all'urbanistica Carmine Episcopo, al patrimonio Sandro Fucito e alla cultura Nino Daniele, e nella quale si è fatto il punto della situazione. La posizione dell'amministrazione rimane dunque quella a favore della ricapitalizzazione del San Carlo e di voler assolutamente evitare il commissariamento. Uno dei temi fondamentali, dunque, rimane la tenuta del Consiglio di amministrazione. A me sembra che invece si stia cogliendo questo grande sforzo del Comune affinché le altre parti concorrano a una risoluzione e quindi in due parole ricompongano un CDA e si vada avanti. Il tema è che il San Carlo al fine dicembre non ha pagato gli stipendi. Falso, non è vero. Il tema è che il San Carlo non riesce ad avere quel credito che è necessario. Oggi chiunque necessita di un credito per svolgere le proprie attività. Il tema è se quella dotazione di patrimonio ha una bancabilità, una credibilità che consenta al San Carlo di avere qualcosa. Qualunque cosa il San Carlo avesse è sicuramente assai migliore dei 4 spiccioli che il decreto dedica a mo' di prestito.